Presentazione alla cittadinanza del CARP FC. È una novità questa perché dal 2009, dall'era Bonaccini, Cagliumi, Marani, non era mai successo che il CARP presentasse la propria squadra in piazza. Chiedo anche di inquadrare la tanta gente che è venuta qui questa sera in piazza Garibaldi per conoscere tutti i nuovi giocatori del CARP. Ce ne sono tanti nuovi, ma le ovazioni maggiori sono state, come potrete immaginare, per i senatori, per Lorenzo Pasciuti, per Fabrizio Poli, per Riccardo Gagliolo. Tutta quella dirigenza, non c'è ancora Stefano Bonaccini che ha avuto qualche problemino di salute in settimana, a quale vanno gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la redazione sportiva di Antena 1, Claudio Cagliumi, Matteo Scala, tutto lo staff, Paolo Zinani del Carpi Calcio è qui a presente con Fabrizio Pastori per presentare la squadra. La prima ospite della serata, Alberto Barelli, padrone di casa stasera in questa incantevole piazza, tanta gente, finalmente il Carpi presenta la propria squadra alla città. Sono molto contento, è una bella occasione per tutti i tifosi, per quelli che si presentano ogni sabato allo stadio, un bellissimo inizio, forse trainati da questa bella vittoria, un 4-2 di carattere. Ecco, io l'ho detto, mi piacerebbe una Carpi simile a questo Carpi, a quello che abbiamo visto alla prima di campionato in casa, un Carpi che è capace di recuperare e di metterci tanta energia, un Carpi giovane, e la gioventù è quella che ci può anche dare la spinta come città. Carpi Serie B è una grandissima occasione di visibilità, ma anche penso di dare un messaggio che con il sacrificio si riescono a raggiungere grandi risultati. Alberto, tu sei anche tifoso, diciamolo, c'è qualcuno che ti appassiona particolarmente, un giocatore che ti piace particolarmente? Di solito non si fanno nomi, però dai, sbilanciati. Il sindaco della squadra Pasciuti. Ascolta, sindaco, hai premiato Paltrinieri la scorsa settimana nel nuoto, questo Carpi in Serie B è partito benissimo, quindi si attesta come squadra di sicuro di ambizione questa Serie B, la pallamano si gioca qualcosa di importante, sei il sindaco di una città che nello sport a livello nazionale sta dicendo la sua. È una città che a livello nazionale sta dicendo la sua, è una città che deve lavorare sulle strutture, sull'impiantistica, adesso sull'impianto natatorio arriveremo con la nuova piscina tra un anno, avrà una piscina che sarà capace di ospitare anche eventi importanti. Dobbiamo investire ulteriormente sulle strutture, io penso che ci debba essere un incontro anche con il privato, con quegli imprenditori che oggi decidono di investire sugli sport di squadra, anche di visibilità. Questo è un impegno che dobbiamo prenderci per dare ulteriori opportunità, però non vorrei neanche dimenticare il resto dello sport di Carpi, fatto da società sportive, dilettantistiche, che riescono a coinvolgere tanti ragazzi, a tirarli via dalla televisione, a tirarli via dall'idea di isolamento, a tirarli via anche dalla crisi economica, quella che porta spesso a rinunciare anche alla possibilità di aggregarsi. Lo sport a Carpi è anche volontariato, è gestito da tante persone che si impegnano, lo sport a Carpi è una bella realtà. Passiamo dal concetto di una Carpi che promuove lo sport anche a uno sport che promuove la nostra città. Ultimo flash, il 13 dicembre Santa Lucia, c'è una partita un pochettino particolare, c'è Carpi Modena, dove sarai e un piccolo pronostico, azzardiamo, tanto manca molto, la gente si scorderà. Il pronostico non lo faccio, diciamo che se salta fuori qualcosa di simile alla scorsa stagione sarei molto contento, soprattutto sai in questo periodo siamo sotto provinciali, fa anche piacere. Al di là di questo, dove sarò? Sarò allo stadio, sarò a gridare, è quella che deve essere però una festa per tutti, perché è vero che il derby è un momento particolare, non deve mai essere però confuso con qualcosa che rovini il sentimento e la passione che può animare anche quella che è una normale, diciamo così, contesa di campanili. Però tra qualche coro e qualche sfottù che ci può stare, auspico che sia una bella giornata di sport e comunque forza Carpi. Tanti protagonisti in questa serata, una bella serata, una novità per la Carpi, sia città che sportiva. Pippo Porcari, quest'anno hai un qualcosa di particolare sul braccio. Sì, è una cosa pesante, diciamo, però sono fiero e orgoglioso e spero di contribuire a dare il massimo, come lo darà sicuramente questa squadra. Non ho detto una cosa prima sul palco, volevo dirla, che il nostro obiettivo è la salvezza, però questo non lo posso promettere, però posso promettere che questa squadra darà sempre il 110% quando scende in campo. Quali sensazioni sono in questo inizio di stagione? Un po' particolare, tanti giovani in squadra, tu quest'anno sei leader sia carismatico che a livello di esperienza, come sono questi giovani? Li abbiamo già intravisti ma tu li conosci già da un mese e mezzo. Vabbè, a partire che il campionato di Serie B secondo me quest'anno è molto più forte,
però ci sono squadre molto più forti di noi, però questo non importa, noi abbiamo dalla nostra parte il gruppo, abbiamo inserito i giovani e tutti quelli nuovi molto bene dentro, loro sono inseriti alla grande e penso che siamo più completi dell'anno scorso. Sicuramente noi dobbiamo tenere la testa bassa e non guardare in faccia a nessuno, fare sempre il nostro calcio con umiltà e corsa e basta. Tu sei partito, hai visto piazze importanti con Novara, conosciuto la Serie A, però hai deciso per Carpi, ti era finito il contratto con lo Spezia, qua ti hai ritrovato bene, da qua hai deciso di ripartire, perché? Sì, perché devo dire la verità, mi trovo talmente bene qua, a livello di città, di gente e soprattutto di società, col direttore, con tutto, che veramente non puoi non sposare questo progetto quando vieni qua. Ti rendi conto che qua il gruppo è basato sul gruppo e sulla corsa, umiltà e basta. E per me questo è... Lorenzo Pasciuti, l'ovazione più grossa è stata per te, la piazza, sei un idolo, il sindaco di Carpi ti ha definito il sindaco del Carpi FC, tanti attestati, questo è il sesto anno, sono tanti, e poi tuo figlio vuole rubarmi il microfono. Sì, no, ringrazio tutti per innanzitutto per essere qua stasera, è stata una bella serata davvero, la prima saluta questa sera. E sì, mio figlio ti va a rubare il microfono, no, guarda anche mio figlio. No, è stata una bella serata, ringrazio tutti, il sindaco lo ringrazio, è stata una bella serata davvero. I record li hai bruciati tutti, ti manca la doppietta in B, a quando? Mi accontenterò anche di farne uno, perché comunque fare gol è sempre bello, però è molto più bello vincere, dai. Ascolta, sei partito molto forte anche in questo campionato, con Castori giochi un pochettino più avanti, l'anno scorso ti adattavi molto, terzino di destra, terzino di sinistra, quest'anno fai anche l'ala e con profitto perché hai fatto due assist, questo è un ruolo che ti piace un po' di più? Sì, diciamo che il ruolo che ho sempre fatto è questo. Poi solo l'anno scorso sono stato in difesa, ma più che altro ero in difesa perché mancavano dei difensori. Quest'anno ci ho avuto l'opportunità di giocare più avanti e quindi sono contento. Benvenuto qui a Carpi, tu vieni da una piazza importantissima come Verona, tanta gente, un pubblico anche accanito, molto tifoso per la squadra scaligera. Qui a Carpi, quali sono le tue primissime sensazioni? Detto che sei infortunato, ma stai recuperando velocemente. Ciao a tutti, intanto ringrazio voi e la società comunque per questa opportunità, per me è molto importante perché arrivo da un infortunio comunque abbastanza grave, quindi sto cercando di mettermi a posto. Beh, le prime impressioni qua a Carpi sicuramente sono state molto positive, sia la società che anche la gente, ma soprattutto visto la squadra anche domenica in casa, è una squadra molto giovane che pedala e ha molta voglia di far bene, quindi cercherò di dare quel pizzico di esperienza e aiutare la squadra prima possibile. Adesso pensavo a sistemare ancora un po' il ginocchio e poi siamo pronto. Però tu sei stato preso per un motivo ben preciso, serve la qualità che Simon Lanner può dare a questo Carpi. Tu hai un'eredità importante, quella di Lady Amimushai, sei un giocatore molto esperto, qui ci sono dei giovani interessanti, il connubio tra la tua esperienza e la tua qualità e questi giovani con tanta voglia di emergere può essere vincente. Sì, sicuramente c'è sempre bisogno un po' di dose di esperienza con la gioventù, no? Sicuramente ho passato molti campionati, in Serie B comunque la conosco, quindi cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto, onorare questa maglia come ho fatto nelle altre piazze. Ma da giocatore esperto come ti spieghi questo inizio singhiozzante di Bologna, Catania, Livorno, delle big? Beh, sicuramente ci sono società, forse anche come Bologna, che a livello societario non sono molto solide, quindi ci possono essere questi momenti, però so anche per esperienza che in Serie B non è facile, perché quando trovi squadre, soprattutto giovani che hanno voglia, fame e corrono, e soprattutto la corsa fa la differenza, perché avere giocatori di qualità senza comunque la voglia, la fame che devi avere comunque per questa categoria non va da nessuna parte. Mister, il primo approccio con un po' anche la piazza di Carpi, un po' di architettura misto ai tifosi, è stata un'accoglienza molto calorosa per lei e per i suoi ragazzi? Sì, una bellissima accoglienza. Siamo riconoscenti di questo, però io dico che noi ce la dobbiamo meritare come i ragazzi stanno facendo, perché l'impegno ce lo mettiamo sempre e i tifosi devono essere contenti che la squadra comunque quando va in campo è tutto. Speriamo che di essere accompagnati sempre al risultato, magari sempre non sarà così, però di sicuro l'impegno, la voglia di farlo ci non deve mancare mai. A parte qualche partita tipo contro il Modena, questa è una piazza molto molto generosa anche con le squadre, se vedono che la squadra dà tutto non fischiano mai, le sue squadre, l'attitudine base è quella di uscire stremati. Per forza, perché
una prerogativa, deve essere una prerogativa di una squadra di calcio, secondo me. Quando va in campo l'avversario può essere anche forte, ma tu devi provare in meglio maniera a batterlo. Poi se lui è stato più bravo metti la forza a tutti, però prima di arrendersi bisogna comunque tentarle tutte. Lei ha detto una frase che è piaciuta tantissimo alla piazza in conferenza stampa contro il Varese: noi siamo una squadra che dovremmo soffrire tutte le partite, ma tutti soffriranno contro di noi. A questo poco ma sicuro, perché noi se riusciremo sempre a tenere i ritmi alti, ad aggredire con quella intensità che sappiamo fare, siamo una brutta gatta da pelare per tutti. Una ultima battuta per quanto riguarda il campionato: a Crotone avrà i primi problemi di abbondanza. Beh, intanto benvengono, poi non ancora, ma il campionato di B è lungo, quindi non è che io mi faccio questi problemi, perché i problemi ci sono, nascono quando non ci sono giocatori, non quando ce ne sono tanti, quindi bene così semmai. Se il padrone di casa stasera era il sindaco, lui eri al 50%, anche tu Cristiano. Mancava Stefano Bonaccini, hai fatto insieme al presidente Cagliumi gli onori di casa, è stata una bella serata. Ma è stato molto bello l'abbraccio della gente a questa squadra, a questa società. Penso che di queste serate il Carpi e comunque una società di calcio lo debba sempre organizzare di più, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e lo stare insieme può fare altro che bene. Quando sei arrivato eravamo nel pantano delle leghe dilettantistiche, ti saresti mai aspettato di celebrare una serata bella come questa con un obiettivo importante che tu hai definito sogno, giustamente, come la Serie B? Ma sinceramente forse no, però io sinceramente, io insieme alla proprietà siamo molto ambiziosi, siamo persone che cerchiamo di fare il massimo della nostra vita, della nostra professione, e richiediamo molto a noi stessi e pretendiamo molto dagli altri, e quindi allora poteva essere un sogno, adesso è diventato realtà. Tutto questo fa parte comunque di un'ottica che la società ha di integrarsi ancora di più con i tessuti del territorio. Penso alle operazioni di simpatia verso gli anziani, al lavoro con i diversamente abili, alle scuole. E questo è un tentativo che la società sta facendo di cercare di infiltrarsi ancora di più nel tessuto carpigiano. Sì, penso che comunque la società si stia muovendo al meglio e stia facendo il massimo di quello che possa fare a livello di accoglienza, di solidarietà, di partecipazione e di compartecipazione. Penso che il nostro spirito fin dall'inizio, quando ero con Frisi, andare nelle scuole primarie e interregionale, sia sempre stato il nostro life motive, e penso che con queste manifestazioni penso che stiamo consacrando anche sotto questo punto di vista la nostra realtà. Anche noi non siamo molto esperti, ma la Serie B è una serie che comunque ti mette in difficoltà a un certo punto fisiologicamente, però adesso Delfino in Cascina ne abbiamo messo, e soprattutto con prestazioni convincenti. Sì, fare dei bilanci dopo due partite è sempre difficile e non è giusto. Penso che sia meglio avere punti che non averli, però è anche vero che non abbiamo ancora fatto niente, perché mancano ancora 46 punti alla salvezza, e penso che da lavorare di lotte ne dobbiamo ancora fare tante.